Ma il bilancio credo che sia assolutamente positivo, stiamo vivendo una stagione di grande crescita confermata non soltanto dall'incremento superiore al 400% dei tesserati 2023 rispetto al 2022, ma grazie anche a un radicamento territoriale accompagnato da una crescita qualitativa del partito, dei suoi esponenti. La provincia di Ragusa è una punta di eccellenza del nostro partito, abbiamo conquistato nella provincia Iblea la percentuale più alta in Sicilia alle regionali, la più alta in Sicilia alle politiche del 2022, la percentuale più alta alle amministrative, prima con il 19% a Vittoria, successivamente con il 27% a Comiso. Vi è una classe dirigente di eccezionale livello, basti pensare a Salvo Salemi che è il mio vice capogruppo al Senato, a Giorgio Assenza che è il capogruppo all'ASL, quindi credo che ci siano tutti gli elementi per un partito che può crescere ulteriormente avendo imboccato la strada giusta, grazie anche a Giovanni Moscato che credo sia la persona giusta al posto giusto, che ha vissuto un'esperienza surreale. Ecco, lei oggi anche qui un po' per celebrare l'incoronazione di Giovanni, dopo questa sua storia travagliata. Assolutamente sì, Giovanni è un mio fraterno amico con il quale abbiamo condiviso splendide battaglie e contestuali vittorie in ambito universitario a Catania, quando Alleanza Universitaria conquistava percentuali superiori al 30%, Giovanni Moscato è stato nostro rappresentante all'interno del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Universitaria. Anche allora era un punto di riferimento che superava i confini territoriali della provincia Iblea in ambito giovanile. Oggi è un punto di riferimento per il nostro partito e sono felicissimo che tutta la classe dirigente, i nostri iscritti, i nostri militanti abbiano scelto in maniera unitaria Giovanni Moscato. È giusto farlo e sono felice che sia lui a guidare il nostro partito, con la consapevolezza che questa esperienza surreale che lui ha vissuto gli abbia dato una carica in più per dimostrare ulteriormente il suo eccezionale lavoro e la sua integrità morale. Un'ultima battuta, senatore, fra qualche mese nell'appuntamento elettorale, come vi state preparando? Stiamo predisponendo una lista molto forte e molto radicata nel territorio. Le elezioni europee rappresentano una sfida fondamentale per Fratelli Italia. Sono convinto che conquisteremo una percentuale molto più alta rispetto a quella già allora entusiasmante del 25 settembre del 2022, del 26% in cui abbiamo vinto le politiche, grazie a Giorgia Meloni che ritengo sarà la capolista del nostro partito e grazie anche ad alcuni autorevoli esponenti di tutta la Sicilia e anche della Sardegna che porteranno alta la bandiera dei Fratelli Italia.